Il nostro incontro di oggi è il terzo incontro, diciamo, secondo di formazione. Il precedente è stato con il professor Marco Mascia del Centro dei Diritti Umani dell'Università di Padova. Abbiamo riflettuto sulla questione delle istituzioni e delle opportunità di partecipazione all'interno delle istituzioni, da quelle legate alla città fino all'ONU e dall'ONU alla città. Insomma, ci siamo un po' interrogati sui diversi diciamo, strumenti, ma anche ambiti dentro i quali come cittadini e cittadine possiamo partecipare. L'incontro basato molto sulla partecipazione, il precedente, quello di oggi va a toccare un'altra parola, che fa parte di quelle cinque parole, se vi ricordate, chiave con le quali abbiamo provato a declinare il tema del partenariato globale di quest'anno. E la parola chiave è regole. Dentro il sito trovate una micro, diciamo, provocazione che parte in realtà da uno spunto che viene da questo testo di Gherardo Colombo sulle regole, che forse qualcuno ha intercettato, ha letto, vedo le teste annuire, è molto interessante, che parte già con una provocazione al capitolo 2, dice: sebbene ci sia chi pensa il contrario, delle regole non si può fare a meno, perché non si può stare insieme senza applicarne, magari inconsapevolmente. La regola è l'altra faccia della convivenza, sono due lati della stessa medaglia. Partendo da questa considerazione e da altre che abbiamo fatto, è nata l'idea appunto di strutturare un incontro di formazione su questo tema a tutti caro. Grazie anche per l'importante partecipazione che c'è stata a rispondere a quella domanda che vi era stata posta online tramite un questionario. Nella tua esperienza di insegnante, che senso hanno le regole? Perché chiaramente non parliamo di regole in generale. Si fa fatica a costruire discorsi generalisti sulla questione. Abbiamo voluto declinarlo dentro l'esperienza che condividiamo, che è quella della scuola. Quali regole risultano più difficili da vivere, costruire, rispettare all'interno del contesto nel quale operiamo? Sono arrivate quasi una quarantina di risposte, anche molto diverse tra loro, quindi abbiamo particolarmente apprezzato. L'idea è nata, l'idea anche di provocarvi su questa questione, da Franca Pelucchi, che abbiamo qui con noi, che ci guiderà nella riflessione di oggi. È stata lei che un po' ha spinto questa cosa per poter anche costruire, no? Una sorta di narrazione attorno a queste regole che fosse declinata dentro la realtà che viviamo, nelle relazioni che viviamo nell'ambiente scuola, tra insegnanti, insegnanti-studenti, studenti-insegnanti, collaboratori, famiglie, eccetera, dentro quella realtà. Franca Pelucchi ha una formazione da giurista, ma ha una grande esperienza da formatrice. È vicepresidente di un'associazione importante che ragiona sul tema delle regole. Mi viene da dire anche in controcorrente, no? Un'associazione stimolante da questo punto di vista, che è appunto l'associazione sulle regole, di cui uno dei fondatori è Gerardo Colombo, nome che magari è molto noto. Io non voglio spendere anche tante parole perché i contenuti sono densi e anche il tema si presta bene alla discussione, quindi ti lascerei la parola e ti diamo il benvenuto, la ringraziamo anche per essersi spostata fino a qui da noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Credo di dover giustificare perché sono qui, ogni presenza va giustificata. Tanto io sono qui con un grande piacere, nel senso che vorrei spiegarvi perché questa associazione si chiama sulle regole.
In realtà io ho immaginato che mi piaceva continuare a provocarti, oltre con le domande che andrò a fare, anche con un sottotitolo che trovate lì, che è educare alla libertà. Allora, la lascio per riprendere. Prima di iniziare tre cose. A me piacerebbe moltissimo che questo fosse un incontro più un dialogo, perché il tema che stiamo affrontando non credo preveda delle ricette, io non ce l'ho, ma prevede dal mio punto di vista un ribaltamento dei temi, come da regole mi piacerebbe ribaltarli in libertà. Partirei anche da quello che voi avete risposto e vi ringrazio molto, perché questo ci accorcia nel nostro dialogo, era un modo per dialogare indirettamente anche quello, anche se non ci eravamo visti in faccia, negli occhi. Allora, io faccio parte effettivamente di questa associazione che si chiama Sulle Regole. Perché si chiama Sulle Regole? Perché Gerardo Colombo ha scritto questo libro. E quindi, siccome questo è stato scritto nel 2008, lui ha fatto il magistrato, come forse ricorderete, Mani Pulite, insomma, queste storie qua. Nel 2008 lui ha deciso che non aveva più senso per lui fare il magistrato. E si è dimesso. E ha deciso che, come dice lui, doveva portare il suo granellino di sabbia in un paese che è caratterizzato da, e ora leggo, Sara ha letto il primo capitolo e io leggo invece il secondo capitolo e io leggo il primo, ok? Sentitemi bene, il primo capitolo di questo libretto si chiama Un paese immaginario. Questo è un paese immaginario. All'angolo di una via c'è una salumeria. Entra in negozio un vigile urbano, ha il compito, tra l'altro, di verificare la bilancia. Dopo alcune allusioni, mezze frasi e occhiatine, il vigile esce con un paio di borse della spesa ricorrente. Le ha avute gratis e in cambio non ha controllato nulla. Le ha avute e il negoziante può continuare a vendere la carta della confezione allo stesso prezzo del prosciutto. Due piani sopra, nello stesso edificio, una signora sta pagando l'idraulico che le ha appena aggiustato il rubinetto. Se vuole la fattura, sono 120 euro, se non la vuole, 90, un piccolo sconto. Faccia senza fattura, non mi serve, grazie per lo sconto. A due passi c'è l'ufficio delle imposte. Un distinto signore sta parlando con il funzionario a proposito di una presunta evasione. Dopo un po', quando ha capito che non rifiuterà, gli fa scivolare tra le mani una busta piena di denaro. Ancora qualche scambio di battute, si stringono la mano e si salutano. L'evasione è scomparsa. Poco più là c'è una banca, entra un cliente titolare di conto corrente, saluta il cassiere, apre la valigetta che porta con sé e pone sul banco una serie di mazzette di mancolotte. Il cassiere, allertato dal direttore, gli suggerisce il sistema per depositarle sfuggendo i controlli antiriciclaggio. Intanto nella stessa banca, negli uffici della dirigenza, si approva l'idea di suggerire ai clienti meno importanti l'acquisto di bond che diverranno presto carta straccia. Due isolati più in là c'è il Palazzo di Giustizia. I lavori di sopraelevazione sono stati assegnati all'impresa che ha versato una cospicua tangente. Un avvocato e un giudice stanno mercanteggiando l'esito di un processo che riguarda persone potenti. Nelle prigioni vicine, un altro avvocato millanta il cliente che fa parte di quella istituzione, sorrido,
al cliente che su, entra pure con il GIP che segue il processo. Sei messo male, ma la libertà è cosa fatta? Con un adeguato regalo al giudice. E andando avanti, si parla di ospedali. È un paese immaginario? Stiamo parlando di libertà? Sì. Allora, vuol dire che parlare di regole in un paese in cui tutti noi, perché ve l'ho letto non perché stiamo parlando di altri, come dice una mia amica che è diventata socia dell'associazione, accidenti, da quando sono socia dell'associazione non riesco più a non chiedere la fattura all'idraulico, mi tocca assolutamente, ci rimettono anche proprio dei soldi. Allora, questa era davvero un po' una provocazione, ma questo per dire che stiamo parlando di un argomento complesso, difficile, che ci appartiene. Voi nelle risposte, giustamente, noi abbiamo parlato e vi abbiamo chiesto di dire il vostro punto di vista come insegnanti. Io credo che siamo qui a parlare di regole come cittadini. E siamo qui a parlare di regole come cittadini perché i ragazzi vanno a scuola per diventare dei cittadini molto più consapevoli che non prima di entrarci. Su questo, perché possiamo anche non essere d'accordo. Allora credo che continuo sulla storia di Gherardo Colombo. Perché fare per lui il magistrato in un paese che secondo lui, come dire, non trovava il senso nella parola regole, ma nella parola evadere le regole, raggirare le regole, evitare le regole, ha deciso di cambiare vita. E nel 2008 ha iniziato a fare incontri a scuola. Perché? Dal suo punto di vista forse si poteva solo tentare di ripartire dai ragazzi. Lo dico perché voi siete quelli che siete in prima linea con i ragazzi. È arrivato a fare 400 incontri l'anno in tutta Italia. L'associazione è nata perché lui non ce la poteva più fare. Sua moglie, Alessandra, che è un magistrato, è intervenuta e ha detto schiatta, quindi qualcuno bisogna che gli dia la mano. Quindi è nata un'associazione di persone volontarie non retribuite, perché questa è la regola interna, disponibili a cercare non di fare quello che fa lui, perché io non ho fatto un magistrato nella vita, ho fatto dell'altro evidentemente. Poi magari vi dico anche molto succintamente cosa ho fatto, perché anche ognuno di noi ha le sue motivazioni, che nascono anche da ciò che ha fatto o che sta facendo. Quindi, di fatto, questa è un'associazione che ha questo sogno di poter dare un contributo a fare in modo. C'è una frase storica di qualcuno che ha detto abbiamo fatto l'Italia, dobbiamo fare gli italiani. Ecco, detta male, stiamo cercando di ragionare su come essere italiani. Tant'è che anche oggi con voi, parlando di regole, come tutti noi dell'associazione, io farò di nuovo riferimento alla carta costitutiva di noi italiani. Che si chiama carta costituzionale. Okay? La carta alla mia età, quindi io sono anche molto contenta di parlarne, che è stata redatta di fatto nel 47, è stata promulgata a gennaio del 48, compie 70 anni, e quindi possiamo brindare. Io che vado molto in macchina, c'è in questo momento, non so se qualcuno di voi guida molto, c'è una trasmissione della RAI che si chiama Isoradio, che ti dice dove, che intorno a certi posti in Italia c'è sempre una coda, c'è sempre successo qualcosa,
E mi colpisce molto perché ogni giorno leggono un articolo della Costituzione. Dalle esperienze che stiamo facendo, l'idea è che proprio non solo la nostra Costituzione è un'incompiuta, nel senso che lì ci sono scritte delle cose e noi ne facciamo delle altre. A proposito di regole, ma è anche molto poco conosciuto. E quindi parlare di regole è importante perché in qualche modo il modello di relazioni che noi abbiamo in mente di costruire lì, in quei primi articoli, trova una definizione. E io vorrei poi legarmi a questo. In questo incontro io vorrei, se siete d'accordo, ma anche se non siete d'accordo, facciamo lo stesso. È una captatio benevolenza, come dicevo. Dividerlo in due momenti, uno in cui ragioniamo adesso un po' più di regole, di comunità, ma fondamentalmente anche di apprendimento, perché ci sono anche delle riflessioni da fare su quali sono gli ambienti che favoriscono l'apprendimento, e poi spiegherò meglio cosa intendo per ambienti. Ma in questo momento io nell'associazione coordino un gruppo, perché l'associazione è divisa in gruppi di lavoro. E il gruppo che sto coordinando si occupa fondamentalmente di favorire l'abbassamento dei muri e la creazione di ponti fra la società cosiddetta civile e il mondo delle carceri. E allora io vi ho portato un piccolo video che abbiamo realizzato grazie a una vostra collega, che è Paola Saporiti, è un'insegnante di liceo di filosofia. Con lei, grazie a lei, abbiamo quindi realizzato un'esperienza che in modo anche molto artigianale, perché non abbiamo molti fondi, quindi ce li paghiamo, è stato realizzato, e quindi io dedicherei la seconda parte di questo nostro incontro a farvi vedere questo video e a poi commentarlo insieme, perché anche lì possiamo tirar fuori qualche riflessione sulle regole. Ok, allora cominciamo dalle regole. Questa lettura che vi ho fatto del paese immaginario ci dice qualcosa sul mondo delle regole? Sì, cosa? Sa, quando uno poi io pesco e dico magari stava pensando ai fatti suoi, invece no. C'entra come trasgressione delle regole, e regole, ecco, educare la libertà, far capire che la regola... La sentite? Sì. Allora anch'io forse se parlo così. Nel senso che la regola implica sempre la scelta di essere condivisa e seguita, accettata prima di tutto come giusta, perché non tutte le regole, come non tutte le leggi, sono giuste, e quindi libertà, perché c'è sempre l'atto individuale di scegliere, di seguire. E questa è una considerazione. C'è qualche altra idea che su quella lettura lì del paese immaginario vi ha suscitato qualche pensiero che mettiamo in comune? Se ne parli di questo anche nelle famiglie, i bambini sentono anche che c'è la possibilità di non rispettare le regole, di trasgredire, e quindi fanno loro anche questa possibilità. Quindi il paese immaginario in realtà è la realtà, e la realtà ci forma. Possiamo fare questo passaggio? Ragazzi, io leggo sempre ai ragazzi questa parte, e molti mi dicono che di fatto il mondo è fatto dei figli. Abbiamo fatto un evento noi
sul tema della furbizia, ho visto, accolto. Però è un buono spunto, perché credo che siamo qui a ragionare se il mondo è fatto dei furbi e se no, a noi piace questo. Mi sembra che più che il rispetto della regola ci sia il rispetto del principio della convenienza, nel senso che almeno insomma, è più usuale questa cosa rispetto alla regola in sé, insomma, cui, insomma, siamo un po' tutti così. Allora, intanto a me piace molto che sottolineiamo tutti, che sottolineiamo questo tutti, nel senso che non stiamo guardando dalla finestra qualcuno che noi siamo nel giusto e l'altro nello sbagliato. Perché se succede, noi c'entriamo. E questo è già un pezzo. Quindi dobbiamo farci qualche domanda, siamo qui a farci delle domande. Ma perché questo succede? Perché se forma la domanda, quasi la delega, l'unica delega si dà proprio alla scuola. L'ha detto lei, eh? Perché in altri incontri se lo dico io, gli insegnanti mi saltano alla giugulare. Poi io sono toscana di origine, quindi non sono, sono un po' provocatrice, quindi però questa volta l'ha detto lei, grazie. Quindi, addirittura io ricordo, esiste un articolo della Costituzione, che credo sia il 54, ma ora per non dire delle stupidaggini, usiamo i libri che magari servono, sì, è il 54, che dice: tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi. Fin qui, vabbè, in Toscana direbbero prendi in carta e porta a casa, poi vediamo cosa ce ne facciamo. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, e se non erro, ne fa parte, risulterebbe così, hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, è stata scritta nel 1947, è fondamentale, hanno anche altri, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Quindi questo fa un po' detta in burocratese, è un po' questo. Allora, i furbi e la trasgressione. Negli incontri che noi facciamo a scuola con i ragazzi è quasi ormai diventato un rito che noi iniziamo dicendo beh, noi siamo quelli che ci chiamiamo sulle regole. Ma ragazzi che possono essere dall'università all'asilo, se io dico la parola regole, ma voi come vi sentite? Secondo voi? Allora, la domanda anche a voi era stata rivolta. Cosa sentite rispetto al tema regole? Fatevi questa domanda, provate proprio ad ascoltarvi la pancia. Quale emozione suscita la parola regola? A me sicurezza, sinceramente, perché nella regola io mi sento sicura. E cerco di trasmettere questo ai miei studenti. Se voi attenete alla regola, siete al sicuro. Però fagliano capire. Altre idee? Orientamento. Altre emozioni? Ambivalenza, nel senso che c'è la sensazione di stare al sicuro, però c'è anche un parecchio di metti che possono diventare stretti a un certo punto, perché trasgredire vuol dire andare al di là, non è sempre così negativo. Allora, io vengo da esperienze in campo diverso, ho fatto, se volete, anche io l'insegnante, ma a categorie un po' speciali, non perché oggi nel mondo del lavoro le categorie speciali sono altre, speciali perché non sono bambini,
e mi sono occupata molto di giovani, perché io ho iniziato a lavorare in un settore che si chiama selezione del personale, che mi ha insegnato, voi non avete idea quanto, innanzitutto lo spreco che si fa di noi stessi. L'idea che le persone pensano di cercare un lavoro a prescindere da loro stessi e dalle loro caratteristiche. E questo ne fa degli infelici. Quindi io mi ero presa l'idea di occuparmi più di orientamento che non di selezione, perché mentre si fa selezione si può fare anche orientamento. Perché dico questo? Perché noi dovremmo avere ben chiaro in testa che prepariamo dei ragazzi per un mondo sempre meno certo. Che noi non sappiamo cosa sarà. Perché se ci guardiamo indietro, le cose che ci sono successe intorno negli ultimi anni, noi non le prevedevamo. Io ho iniziato, sarò anche anziana, ma non giurassica, non mi sento giurassica. Ma il cellulare non c'era. E non c'erano molte, molte altre cose. La scuola anche cambierà moltissimo. Forse non si farà più lezione. Ma gli insegnanti saranno importanti, molto più importanti. Allora, vorrei non partire dalla regola, ma vorrei arrivare alla regola. Nelle risposte, ve ne leggo tre, che mi sono sembrate utili ad approfondire questo nostro ragionamento. Non so chi l'ha fatta, chi l'ha scritta, quindi non è che... Perché credo che sul principio che leggeva Sara, che le regole sono fondamentali, non solo dice Gerardo Colombo, ma credo che qui qualcuno mi venga a dire no, le regole non sono fondamentali. C'è qualcuno che pensa che non siano importanti? Sono importanti. Il tema, come abbiamo visto nel paese immaginario, è che non determinano i nostri comportamenti. Non c'è una relazione per cui, data la regola, io ottengo un comportamento. Anzi, il rischio è che, data la regola, io ottengo il comportamento contrario. Giusto? Sì. Allora, una prima riflessione è che forse a voi non sembra, ma il mondo delle regole molto spesso inizia con dei non. Non si chiamano regole queste, si chiamano divieti in italiano. Allora, questa cosa ha un suo profondo valore. Spesso noi interpretiamo le regole come divieti e chi le riceve fa finta di condividere, perché è un'altra di quelle paroline che, su cui potremmo aprire un mese di riflessioni. Che vuol dire condividere? Se io ti dico una cosa, l'abbiamo condivisa? No. Forse, dubitate, sa solo che io credo di avertela detta. Cosa succede? Ho visto che il prossimo incontro è sull'ascolto. Altra parola che nelle vostre risposte abbonda come il prezzemolo in cucina, no? Però credo che sia una delle cose più complesse e difficili. Dubitate assolutamente, voi sapete cosa pensate o ritenete di aver voluto dire.
dall'altra parte sia arrivato quello che voi pensavate. Signore, anzi, non succede mai. Andiamo così. Ci semplifica la vita, in qualche modo, ok? Vado avanti. I bambini spesso faticano ad accettare le difficoltà degli altri. Non accettano, no? La prepotenza sta diventando sovrana e il menefreghismo pure. Quindi, ciò detto, cosa facciamo? Ci strappiamo i vesti, ci riprendiamo un po'? Credo proprio che no. Cosa ci stiamo a fare noi adulti? Che ruolo e che responsabilità ci prendiamo? Se questo avviene, non sarà facile, ma questo è il nostro mestiere. O forse l'abbiamo creato noi quell'ambiente. Io avevo ritagliato, perché ieri pensandovi, in questa settimana ho continuato a pensarvi, non conoscendovi. Ho preso l'autobus l'altra sera a Milano, questa la devo raccontare, c'entra poco, ma la devo raccontare. Ore 8:30, centro di Milano, sale una gradevolissima e molto piacevole, credo, insegnante, non so, la volevo intervistare un po', lasciamo bene. Con un, credo, 7-8 bambini, quindi 8:30 mi sono detto, ma questi chissà da dove arrivano, cosa hanno fatto, quindi saltano sull'autobus e lei, per tenerli insieme, perché da sola, con 8 in un autobus non particolarmente affollato, ma gli inventa un gioco. All'arrembaggio, conquistiamo il piroscafo. Questi saltano nell'autobus ululanti, uno sull'altro, saltando sulle sedie. E lei che continuava, qui è pieno l'autista, noi, di gente un po' stanca, che magari torna alle 8:30. Guardi strana, Sara, perché no, dici, no, dove vuoi no, andare no. Arrivare? Ti vedo preoccupata, ma poi riprendo il filo, tranquilla. Sto immaginando la scena. Divertentissimi. E lei che l'unica cosa che faceva, sì, dopodiché chiede a uno, forse faceva un terzo, quartamento, non so, ma tu l'hai studiata la storia per domani? Ce la vuoi ripetere? Perché lei è da buona insegnante, sapeva che distrarli poteva servire in qualche modo ad abbassare questa energia molto forte. E dentro di me ho detto, ma questi bambini qualcuno gliel'ha detto che salivano su un autobus, che sull'autobus c'era molta altra gente, che le persone sono diverse da loro, diverse, un'altra parolina che ora poi riprendiamo. Chiaro questo? Quindi molto spesso, se succedono le cose che abbiamo detto, che non mai sa, forse dobbiamo chiederci cos'è che possiamo fare perché accettino i no. Perché le difficoltà degli altri, come dice dopo, non siano oggetto di derisione. Ma chi, dove è scritto che quelli grandi, forti, sono quelli vincenti? Ho fatto un incontro al carcere di Bollate con una professoressa molto in gamba, che è una filosofa che si chiama Boella, forse qualcuno di voi ha detto qualcosa di Laura Boella, e con le detenute ragionavamo di che cos'è il coraggio. E lei ha teorizzato in modo molto efficace che il coraggio è accettare le fragilità. E che tutti noi siamo fragili. Non so se ci siete. Se avete da dire, dite. Cioè, se vi siete persi, se non siete d'accordo, siamo qui per ragionare. Sì. Allora, no,
solo uno, meno male. Allora, effettivamente rispettare la regola è una cosa importante, e nelle regole ci si vive, e bisogna, ci sono stati educati che sono bene nelle regole, ci cioè è stato un po' insegnato a fare questa cosa, però al giorno d'oggi secondo me la regola la devi interiorizzare, nel senso che la devi interiorizzare, perché devi diventare una mente critica per vedere se questa regola è effettivamente sana oppure no. Come anche i bambini che vedono negli educatori un modello di riferimento, anche noi adulti abbiamo dei modelli di riferimento e sicuramente noi non ci ritroviamo più in dei modelli particolari di riferimento, che sono, non so, i nostri politici, i nostri governi, eccetera. Non ci vedo da qui. La luce la possiamo, perché sennò davvero non c'è. Io mi pongo come mente critica, nel senso che se c'è la regola voglio capire se questa regola è sana e giusta per me come cittadino oppure no. Poi comunque so che la devo rispettare perché sto creando la legge, eccetera. La mia proposta, non so se la mia proposta sarebbe, non partiamo dalla regola. No, ci dobbiamo arrivare, non ci dobbiamo partire. Perché se la regola suona così ostica, in fondo è per un modello, l'ha detto lei. Là c'è scritto. Come siamo stati educati e come educhiamo? Allora, molto spesso, come è ovvio, noi brave persone impegnate, tutti avete, siete andati più un po' a scuola, perché sennò qua non ci sareste, si presume, eh? Cioè ci siete andati un po' più di molti altri. Come dico sempre io, il MIUR si dovrebbe interrogare rispetto ad altre realtà lavorative, quella a più alto tasso di istruzione delle persone che ci lavorano. Se voi andate in una fabbrica, non sempre così. Se io guardo una riunione di persone nel mondo dell'insegnamento, dubito, ergo sum, diceva. Quindi non sempre il livello di quello che abbiamo studiato e dell'istruzione giustifica dei comportamenti collaborativi. Allora, là sta scritto. Siamo stati educati a... con l'esempio e la modalità umile e maieutica di Socrate, che libera e conduce fuori la mente del discepolo a dar significato alla propria esperienza? Siete stati educati così voi? No. Il nostro sistema è matita verde, rossa-blu. Ok? Siamo stati educati a sottolineare l'errore. Ci sono altri modelli educativi che proprio no. Allora, siamo credo stati educati con il modello B, il modello dell'autorità che conosce la verità e la insegna. In buona fede, non prendetelo come buono, cattivo, vecchio, nuovo. Sono proprio due modelli. Insomma, tutti sapete che oggi sarebbe importante sederci in circolo. Già questa modalità che abbiamo noi. Io sono in piedi, ho il microfono, voi siete tutti seduti, non vi vedete in faccia perché guardate le nuche, e questo è un setting che dice delle cose. Forse sarebbe stato difficile, siete tanti, tutto quello che volete, però non abbiamo l'abitudine. Perché abbiamo un'altra abitudine? Allora, quando noi parliamo di regole, la riflessione profonda è che la regola è un mezzo per un certo fine. E dovremmo interrogarci qual è il fine della regola. Perché io che sono un po'
birichina e provocatrice, dico che spesso la regola noi vogliamo che qualcuno la rispetti perché di fatto rispetti noi, che quella regola abbiamo messo. Adesso l'ho fatta proprio brutta brutta, eh? Il modello sociale, vi ricordate il ragionamento, il paese, le regole, che di fatto ci dovrebbe contraddistinguere, in realtà è un modello rivoluzionario, nel quale non siamo né cresciuti né vissuti, perché io pure, che sono nata con la Costituzione, ho ricevuto un'educazione da qualcuno che è cresciuto non nella Costituzione. Avevo dei genitori che, per quanto fantastiche persone, ma erano cresciuti con quell'altro modello. E noi ci troviamo oggi con ragazzi che appartengono a un altro mondo ancora, perché noi siamo alla terza, quarta rivoluzione. Allora vuol dire che dobbiamo metterci lì e pensare: com'è che facciamo a fare in modo che i ragazzi nascano e crescano, nascano, non ci pensano i loro genitori, crescano curiosi, aperti, fiduciosi in se stessi e quindi negli altri, perché queste sono le parole giuste. Ma fondamentalmente, e prendo l'articolo fondamentale per il nostro ragionamento di quella famosa carta costituzionale che ci interessa, e l'articolo fondamentale è l'articolo 3. Sapete cosa dice l'articolo 3? A memoria, pubblici ufficiali che devono... Com'è quella roba? Non vi vedo preparati, Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Noi l'abbiamo banalizzato e siamo tutti uguali. No! Siamo tutti profondamente diversi e ne siamo orgogliosi di essere diversi. Poi abbiamo tutti pari dignità. Perché? Perché siamo. Per il fatto di esistere abbiamo la dignità. Allora, facile dirlo, come direte. Ma se questo diventa l'obiettivo che io ho come insegnante, primo giorno di scuola cosa dovrei fare? Cosa fate voi il primo giorno di scuola? Come una nuova classe? Eh? Accogliamo. Come? Ditemi che azioni concrete fate. Cosa fate? In concreto. Alle superiori succede questo. Ok, grazie, grazie mille, perché questa è un esempio. I ragazzi il primo giorno di scuola siamo stimolati a conoscersi reciprocamente. Come? Facendo cosa? Facciamo ad esempio il gioco del nome, si parte dal primo, dice proprio il nome, il secondo deve dire proprio, ripetere, e fa tutto il giro, ritorno, poi prepariamo dei cartoncini su cui scrivo nel nome un oggetto che vi rappresenta, e poi diamo un questionario che viene su di loro, le preferenze, i gusti, che viene socializzato in qualche modo. Poi è vero, facciamo la riunione in cui spieghiamo le regole dell'istituto. Vabbè, e poi le regole di classe condividete. Cioè, ma usiamo questo. Proviamo a usare il modello A. Sì.
le devo illustrare le regole dell'istituto, probabilmente non le conoscono, ma mi faccio venire il dubbio che potrebbero avere un'idea. Perché la maieutica vuol dire qualcosa di preciso, vuol dire che io parto dall'idea e dalla fiducia che quello che mi sta di fronte forse non ha i miei pensieri e le mie idee, ma qualche idea ha. E prima di dirgli le mie o quelle istituzionali, sarà bene che gli faccia vedere su, non solo per quello che mi dice, ma perché questo processo del dire gli trasmette qualche cosa. Cioè la fiducia, signori, non si insegna. Se voi sapete come si insegna, piacerebbe molto. Ma la fiducia è fondamentale. È un'emozione fondamentale per diventare grandi, per essere responsabili, per crescere, per essere curiosi. E allora interroghiamoci. Com'è che io faccio in modo maieutico a fare in modo che i miei ragazzi abbiano fiducia in sé e in loro? Perché ci sono due movimenti, l'individuo e il collettivo. Nelle vostre risposte compare molto l'idea della difficoltà. Le regole vanno abbastanza bene, ma il problema è quando salta fuori la diversità. Io l'ho già detto, però interessanti queste regole in cui la diversità è una roba che non ci sta dentro. Che razza di modo è questo? È chiaro cosa sto dicendo, sto un po' giocando, ma allora significa che in qualche modo io immagino delle regole, perdonatemi, che appiattiscono. Voglio dire, anche quando voi comprate il miele di acacia, sapete che questa è una stagione di miele scarso, avete seguito, addirittura hanno dato e offerto sacchi di zucchero alle api perché cosa producessero, se comprerete del miele, occhio signore, non si sa da dove arriva, cioè, certo è stato tutto un giro, però le api fanno un buon miele, quanto più hanno fiori diversi e sapori diversi, ma se questa cosa vale in natura, perché non vale anche per voi? Riusciamo a diventare cittadini del mondo se non ci confrontiamo con tanti fiori? Vedo due. Eppure noi stiamo riparando dei ragazzi cittadini del mondo, oppure quelli sotto la colonna della mamma. Sono due scelte, eh? Come sono due i modelli che stanno dietro a questo sistema educativo e che prevedono delle regole diverse a seconda del modello sociale che abbiamo in mente. Noi in quel libro, che forse qualcuno di voi ha letto, facciamo riferimento a due modelli di società, la società verticale e la società orizzontale. Non è vero che la società orizzontale è siamo tutti uguali. Abbiamo tutti pari dignità e a tutti deve essere offerta pari opportunità. Poi siamo molto diversi. E abbiamo anche livelli di responsabilità diversi. E non possiamo, non stiamo parlando di una società comunitaria in assoluto. Siamo una comunità in cui esistono bene o male dei ruoli. Anche in una squadra ci sono dei ruoli. C'è il portiere, c'è l'attaccante, ma è una squadra. E che cosa fa la diversità di una squadra? Cos'è che è quell'humus che fa sì che un insieme di individui si sentano una squadra?
ragazzo, l'obiettivo. Un insieme di persone ha degli elementi strutturali e generalmente sono tre: condividere l'obiettivo, il metodo e alcuni ruoli. Ma perché queste cose diventino comuni, sono necessarie delle cose meno tangibili, che non si scrivono, che è il clima con cui ci rapportiamo, che è lo stile con cui noi ci parliamo, comunichiamo, ci rispettiamo, abbiamo fiducia. Vi leggo un altro pezzettino, portandomi in un altro, altre piante. Fino alla tenera infanzia, scrive Laborit, si è castrato, tra virgolette, chiedo scusa, ma anche tu, il funzionamento dell'emisfero destro, obbligando il bambino a imparare le tabelline e a risolvere problemi sui rubinetti, presente la bordata dell'acqua, giudicando la presunta intelligenza di una persona e garantendo quindi la riuscita sociale dal modo in cui si serviva dell'attività dell'emisfero sinistro. Vi sto portando in un settore che si chiama neuroscienze. Ne avete toccato un po' qualcosa? Vi dice qualcosa? Molto, tanto, non lo so, sì? Molto. Va avanti, questa è una pedagogista, ma che parte dai nuovi studi su funzionamento del cervello, perché voi sapete che questo è un libro datato, ma addirittura gli ultimi studi con la tomografia possono addirittura vedere mentre noi pensiamo. E siccome c'è questa plasticità del nostro cervello, che è uno dei propri organi che si forma fino all'età di 20 anni ed oltre, quindi se noi non lo esercitiamo, certe parti non vanno in funzione. Lo dico perché c'entra con l'apprendimento, molto c'entra. Quindi è come se non gli fate fare palestra di certi meccanismi su quella cosa che ho letto prima, i no, i deboli. Se non facciamo palestra, ci sentiamo tutti quelli che a casa magari sentono dire che bisogna essere forti, maschi duri e puri. Allora qualcun altro gli deve anche dire che potrebbe anche non essere proprio così, perché se non lo sentono dire mai saranno solo così. Capacità di immaginazione, creatività, gusto estetico, disponibilità a comunicare e a decifrare l'altrui comunicazione non verbale, capacità di sintonizzarsi con la tonalità emotiva dell'altro, possono essere considerate qualità apprezzabili da perseguire solo se finalizzate all'esercizio di una professione. Lei provoca, non ve lo leggo oltre, dicendo che per molti anni, stando dentro quel modello di arte, noi abbiamo continuato a pensare che l'intelligenza sia esclusivamente l'intelligenza, quella logica, dell'emisfero sinistro. Nella società che ci circonda e nel mondo in cui noi stiamo vivendo e dove andremo, serve sempre molto di più l'allenamento di entrambi gli emisferi, ma in particolare dell'emisfero destro. Spessissimo i ragazzi vengono selezionati sulla loro capacità di problem solving. Sapete cosa vuol dire? Che ti trovi di fronte a una situazione che non hai immaginato, che non hai neanche previsto, e vediamo come reagisci. Chi li ha allenati? Se io li ho allenati alla certezza, alla sicurezza, al sapere tutto, al tutto in fila, all'ordine preciso, nel momento in cui mi manca la terra sotto i piedi, io quel minimo una crisi di panico, che sono sempre più diffuse, non è un caso, ok?
Allora, credo che il tema principale per rispettare l'idea del convivere è capire qual è la piattaforma comune. La piattaforma comune su cui siamo davvero molto vicini è il piano dei bisogni come esseri umani. Anche il bullo più bullo, e la parola bullo è orrenda e io vorrei cancellarla, mette in moto un comportamento perché dietro c'è un bisogno. Allora, il riconoscere reciprocamente il piano dei bisogni può essere il modo con cui davvero anche i bambini, che sono molto meno condizionati degli adulti nel riconoscere le emozioni, gioia, paura, avete visto quel film? Niente male. Dietro ci sono proprio gli studi di cui vi parlavo prima. In realtà, quello che dice anche lei è che noi siamo indotti a pensare che le emozioni sono una cosa da controllare, da eliminare. Quando io ho cominciato a lavorare, il motto era: in azienda le emozioni fuori, si lasciano fuori dalla porta d'ingresso. Oggi le multinazionali fanno corsi costosissimi perché i loro manager sappiano destreggiarsi con le emozioni. Perché che altro c'è dentro un ambiente sociale se non emozioni? Di che altro stiamo parlando? Sedie, scrivanie, computer, natura umana. Sono stata l'altra sera, 5-6 fa, alla presentazione di una società di consulenza che sta proponendo alle aziende lezioni di filosofia per i loro alti dirigenti. Talete, Democrito. Mi accompagnava questa amica di cui vedrete il filmato, Paola. Siamo usciti e mi ha detto: la mia lezione in terza liceo è molto meglio di quello lì che è presentato, Paola, io non ho dubbi di questo, perché lui voleva vendere qualche cosa, non era interessato a far arrivare un messaggio. Però ve la racconto per dire come i mondi si stanno incrociando e come vanno in direzioni molto più contaminate, ma in cui l'emisfero destro e l'emisfero sinistro devono essere tenuti molto insieme, allenati insieme. Allora il gioco diventa una regola importante, molto importante. I bambini piccoli possono giocare se non si danno delle regole? Vi risulta che sia fattibile? Allora io non ho bisogno di imporgli le regole, rispettarle, ci devono arrivare loro alla capire fino in fondo che delle regole hanno bisogno. Ma questo è il passaggio. Se io li faccio scrivere il cartellone con il regolamento di classe, sì, l'avranno anche scritto, l'avranno anche messo lì, ma loro lo sanno perché vengono a scuola? Che è una domanda che gli dovreste fare. E la risposta è? E voi come rispondete? Perché da lì bisogna andare avanti. Ah sì, ti obbligano, ora non vieni contento. Vuoi provare a rimanere a casa domani? Sì. Ah, e poi? E andiamo avanti. E cerchiamo l'ignorante porco spino e raccontiamo la favoletta. No.
No, è molto meglio, perché nel frattempo facciamo italiano, logica, ci possiamo mettere anche un po' di matematica, e se non con qualche parola di inglese mi insegno anche la lingua. Cioè, capite cosa sto dicendo? Che non c'è più la divisione, ora faccio italiano, poi faccio logica, poi ora faccio un po' di creatività. Tutto insieme. E la nostra scuola ce lo permette? Certo che lo permette. Come non ve lo permette? Secondo voi valutare le competenze nella scuola oggi cosa vuol dire? Arrivarci a parlare delle competenze. Ma lei lo sa, cosa sono le competenze? Presumo di sì. Bene, le competenze nascono in un mondo aziendale. Le competenze si osservano, perché sono comportamenti che nascono attraverso delle conoscenze e delle capacità. Ma se io faccio una lezione, lo dicevo con loro, io mi interrogo, ma come fate a valutare le competenze facendo lezioni frontali? Mi sfugge questa cosa. Non è possibile. Ma è utile che voi vi insegnate, perché in un altro mondo e nel mondo conteranno meno a seconda di come si sanno muovere. Cioè, la mia provocazione in genere è che nel mondo della scuola i ragazzi sanno che se sanno, sanno rispondere a delle domande, più o meno domande scritte. Domande. Quando escono da quel modo tradizionale che è la scuola, non c'è nessuno che li interroga. Allora, dov'è l'autonomia dell'andarsi a cercare le cose? La mia collaboratrice, che è una dottoranda all'università, mi dice, ma sai che arrivano adesso dei ragazzi dalla media secondaria che non sanno fare neanche ricerca in biblioteca? Ve lo dico, perché io che non sono più così vicina ai ragazzi, ma interroghiamoci. Perché se quelli sono... La professoressa mi ha detto di andare via a prendere quel libro che è fatto così, e io non so come ho i computer e di tutto. La conoscenza è a disposizione. Allora quella competenza che si chiama iniziativa? Allora, io vengo da un liceo qui, il liceo Tito Livio, l'ho frequentato, è uno degli ambienti più tradizionali che esistano. Possibile, non lo so, comunque 10 anni fa, 20 anni fa, era così. E io avevo terrore dei miei insegnanti, ma tutti l'avevamo, era perfettamente normale, insomma, pur di non fare la domanda ci saremmo rotti un braccio probabilmente. Adesso non era proprio così, però insomma, ecco, la lezione era assolutamente frontale, erano spesso dei monologhi che variavano dalla filosofia alla storia, eccetera, in cui uno diligentemente o si addormentava o prendeva appunti, ma senza disturbare in genere. Però ecco, la mia provocazione è questa, perché questo è un modello che insomma ha molti limiti secondo me, però quello che mi è successo poi, io mi ritengo tutto sommato, almeno nel mio campo, una persona abbastanza competente, nel senso di adottare dei comportamenti in situazioni che mi permettono di arrivare dove voglio arrivare. Quello che voglio dire è che questi comportamenti a me la scuola non li ha insegnati, però mi ha dato, nello stesso, o comunque mi ha messo in una situazione in cui, non potendo relazionarmi con un'autorità che io sentivo molto distante, dovevo trovare altre strategie. E quindi le trovavo, che poteva essere da una strategia magari anche molto banale, farmi copiare la versione perché l'interno non l'ho fatto, non so niente, questa è strategia anti-regola ma che arriva all'obiettivo, alla strategia di
Come faccio questa versione? Devo raccapezzarmi, studio, o di qua, di là, eccetera. Lei diceva, le ricerche in biblioteca, nessuno mi ha insegnato a farle, però mi è stato, quando ho dovuto fare una ricerca, mi hanno detto, ok, lì la biblioteca vai e colpisci. E io qualcosa ho combinato. Quello che mi chiedo è, a volte la scuola oggi, viceversa, con laboratori, con attività, a volte col fatto di stare sempre più vicino alla sua utenza, che è una cosa positiva in cui io credo, ma non è che ti stiamo togliendo l'autonomia? Cioè che gli stiamo troppo vicini? Ecco, poi ecco, è un po' una provocazione, nel senso, ho calcato occultamente i toni. Anch'io calco i toni perché il grigio non ci aiuterebbe a volte. Voi cosa dite? Allora, io non sono un'insegnante, ho finito di studiare da un anno all'università e posso portare forse la mia esperienza, non a livello di, anche io ho fatto un classico, ma avevamo un rapporto con i professori un po' diverso. Però a livello universitario ho visto tanta differenza tra quella che è stata la mia esperienza di triennale a quella che è stata la mia esperienza di laurea magistrale. Ovvero in triennale le lezioni, per un fatto di numero, erano molti studenti, erano molto frontali. La mia preparazione era studio per l'esame. Studio, devo ricordarmi le nozioni, devo sapere tutto e questo mi portava anche abbastanza ansia. Non avevo neanche quello che diceva, la fiducia in me stessa. Io l'ho conosciuta oggi, Stefania, e Stefania si è presentata dicendo avevo il panico per il parcheggio, quindi la parola ansia, panico. Sì. Però quando poi sono arrivata al mio percorso magistrale, complice anche il fatto che fossero molto pochi, e il metodo era diverso, perché non c'entra il numero. Io confrontandomi con persone che hanno fatto la mia stessa triennale, li vedevo ancora intrappolati in questo sistema. Devo studiare, devo dimostrare al professore che ho studiato tutte le pagine, che mi ricordo tutti gli articoli, che mi ricordo qualsiasi cosa. Mentre i nostri professori, noi non avevamo libri. Non avevamo libri, non studiavamo su libri di testo, studiavamo su articoli, su documenti della World Bank, su cose molto più fluide. Quindi anche lì non ti davano una ricetta, non ti dicevano ok, ho studiato cooperazione allo sviluppo, non ti dicevano lo sviluppo è questo, ma c'è la definizione tra imparare e memoria. Noi dovevamo fare tantissime ricerche, il nostro... E lì io andavo agli esami tranquilla, io sapevo di sapere. Che non è una risposta a lei. No, però è un... È stato per prendere il filo. Io credo che, se non ho capito male, ma provo a dire, il passaggio da questa cosa qui, che quindi anche questa è un po' stressante, no, al ti proteggo e ti coccolo, io non credo proprio. Gli adolescenti devono trovare delle regole e devono trasgredirle, perché sennò non diventano grandi. Io non ho detto che non ci devono essere regole, io ho detto che ci devono essere, ma se le imponete come qualche cosa che voi immaginate siano condivise e non viene invece rispettato il processo per cui loro capiscono il perché e non le obbligate e non dedicate più tempo a progettare le regole che a definirle, e quindi non introiettano non le regole, ma il fatto che le regole dal loro punto di vista siano necessarie, che facciano l'asilo, le elementari, le medie e il liceo. Viviamo in quella società che avete detto voi, bulli, prevaricatori, chi è più ricco è più importante, allora l'impegno è ancora più forte. Come direbbe Fromm, fra essere e avere, decidiamo dove stiamo. Fare questo la scuola si scontra con la realtà.
vero, non è un alibi, non è no, un... No, no, io non sto dicendo che è un alibi, io sto dicendo che la realtà effettivamente è che l'educatore che vuole fare questa cosa, che è animato da questo spirito, eccetera, poi si va a scontrare con la realtà della famiglia, per cui a volte sembra di fare un bel flop, nel senso che non hai... cioè semini ma veramente vedi nulla, nulla, quindi speri che in un futuro loro ritorneranno. Ok, o, chissà. Io credo che dobbiamo essere molto consapevoli, la sfida è più alta, la società è più complessa, noi siamo un paese che viene da un passaggio rapido tra il mondo agrario e un mondo industriale così e così. Non ho detto se l'hai troppo, no. Non c'è dubbio. E non basta l'impegno, signore. No, non so. Quando dico mettiamoci lì e pensiamo, quando dico che gli studi ci dicono che il cervello dei bambini che usano molto i device sta cambiando il cervello e che ci sono le fotografie che ve lo dimostrano. Io devo partire non dalla mia modello, dalla mia esperienza, perché a me la mia maestra mi ha detto, no, i miei figli hanno già un'altra storia, ma quelli di ora... partiamo dal... Forse non siamo abbastanza preparati, ma abbiamo tanta buona volontà e insieme ce la facciamo. Perché come ha scritto qualcuno di voi, qual è la comunità degli insegnanti che si sta interrompendo? Questa forse è una comunità, non lo so. Qualcuno mi ha scritto un'esperienza sulla mensa. Non so chi sia e mi ha colpito. La leggo. Magari non è così comune. Se la trovo. Dice, per la mia esperienza alla scuola primaria le regole assumono quotidianamente un'importanza molto rilevante. Lavoriamo in equipe per cercare di costruire regole condivise da tutte le insegnanti del plesso, che mi pare un passaggio fondamentale. Perché se addirittura uno vede Maria fare una cosa e Giovanna un'altra, altro che segnini, zero. Crediamo molto nella condivisione, ma questo è anche il nodo più difficile da sciogliere. Attualmente stiamo cercando, ad esempio, di condurre una ricerca di pratiche efficaci per attraversare il tempo mensa come un momento qualitativamente altamente educativo. Il momento del pranzo si trasforma in un'occasione importante di crescita sociale, assolutamente vero. Ma da ingenua, un po' sciocca, mi è venuto in mente, ma i ragazzi qualcuno li ha interpellati? Perché in un'altra scuola ho trovato un'esperienza di questo tipo e il tema era fanno troppo rumore nel trasferimento tra la classe e il locale mensa. Mettiamo delle regole, il silenzio d'oro, sapete quelle robe, no? Facciamo lavorare i ragazzi, che sono sciocchi, anche se sono nella scuola primaria. Cioè, rendiamo i ragazzi consapevoli dei bisogni loro e degli altri e della ricerca di soluzioni, perché la regola cos'è? Non so. Se dobbiamo allenare queste due parti del cervello, se li dobbiamo far fare palestra, è che li dobbiamo risolvere non le cose e poi pronti via troviamo il modo più o meno colorato di trasmetterle. Esatto. Insegnato le funzioni, quale altro modello gli abbiamo insegnato? Se uno trasgredisce,
ci viene automaticamente in mente che o siamo severi o siamo lassisti, e non va bene né uno né l'altro. Orizzontale di costruzione, per cui effettivamente la nascita dei comprensivi vorrebbe andare in quella direzione di creare una comunità che ragiona capendo l'obiettivo. Signori, io mi occupo di organizzazione nella vita, e l'organizzazione è fatta da persone. Prego? No, non solo. Provate a pensare che non è solo così, che sono delle opportunità di ragionare meglio insieme del fatto che gli stessi ragazzi attraversano 5 diversi livelli di scuola, di classi, e mentre noi abbiamo, perché dobbiamo dircelo, la gerarchia, che se io sono un insegnante di liceo sono un po' più importante di quella là che fa, che fa l'asilo, perché veniamo da questa ora l'88. Abbiamo questa idea delle caste, e se tu insegni ginnastica o storia dell'arte rispetto a me che insegno greco, usciamo da questa roba qua. Perché questo non aiuta, non perché è buono o cattivo, non c'entra niente, non ci sono categorie, come dire, positive. Ci stiamo occupando insieme di ragazzi ed è inutile che voi abbiate imparato che dobbiamo avere l'obiettivo comune. Grazie, dobbiamo avere, ma sapete cosa vuol dire avere l'obiettivo comune? È un processo complesso in cui dobbiamo sentirci tutti gli uni con la necessità degli altri, sentire, non pensare, anche quella che mi sta antipatica è una mia collega. Quindi io sono collegata con lei come se andassi a fare una scalata in montagna. Se sto pensando che lei è una che non fa niente, o ha il coraggio in qualche modo di affrontare il problema, che non vuol dire offenderla, né giudicarla, perché se io faccio parte di una squadra e il mio compagno di squadra non viene agli allenamenti, perdiamo la partita. Non c'è bisogno che intervenga l'allenatore.
squadra è forte perché c'è una condivisione, un controllo sociale tra. Questo io non l'ho mai visto, Raro. La mia amica, abbiamo studiato insieme, è la mia amica. Ma questo non vuol dire essere in squadra. Si deve uscire da quest'idea della relazione personale. Non si deve essere amici. Scusi, forse quei corsi che fa nelle aziende dovrebbero fare anche nelle scuole, però, perché anche qua, voglio dire, apriamo un mondo, nel senso... Apriamolo, apritelo. Siamo qua ad aprirlo. Io ora mi fermo. Però questo per dirvi che c'entra molto come voi vi sentite e trasferite la comunità, perché i ragazzi li vedono. Sono i primi a giudicare. Allora, tu sei l'insegnante di lettere, ti rispetto, te sei l'insegnante di artistica. Chissà come mai, ma chi gliel'ha trasmesso? Però tu vai, scusi, non è che noi non... Cioè io sono sempre lì. Sarai più sedata, me lo posso dire. Però cosa succede? Che nel momento in cui cerchi di coinvolgere, ma io ho 9 classi. No, però è vero, cioè, io sono un po' infastidito da me. Però da me? È una, lo so, è un problema. Ci sono poi. No, ci sono della persona, non della persona. Però dagli discorsi che cominciano a farmi troppo stretti. Mi sembra anche qua che stiamo categorizzando. Io l'esperienza che ho è così, ma è anche diversa. Sono d'accordo con quello che è stato detto sul fatto, lei per prima, credo anch'io in quel poco, siamo stati formati da una scuola che io non credo abbia formato degli incompetenti, secondo me non sarebbe lì. Assolutamente no. E non siamo uno. Per cui voglio dire, sul discorso è che adesso dobbiamo valutarle competente e prima non c'erano, non è vero. Un insegnante di arte che ha 2 ore non ha le 6-8 ore che un insegnante di lettere in cui costruisce relazione, se la vuole costruire e se è stato educato a costruirla. Però a un certo punto anche la cosa che mi infastidisce è il fare comunità non è stato insegnato, non è una cosa che forse adesso nelle nuove leve può darsi che ci siano anche della formazione a fare comunità dentro la scuola, ma non c'è questa cultura e secondo me o ce l'hai e te la porti e te la sei costruita fuori e vai a questo e fai questo tipo di esperienze, o se no è difficile pretendere da una mia collega, accettandone la diversità, che faccia quello che io penso sia giusto. E avessi il tempo di fermarmi a discutere con lei o con loro, di dire ok, ci fermiamo e parliamo 1 ora, 2 ore di cosa vuol dire lavorare con questi ragazzi per comunità e noi dobbiamo essere i primi. Però quello che ci viene chiesto sempre di più è molto altro, non è questo. E alla fine come fai a costruire questo se non ti viene dato il tempo e tutta la pazienza che serve per far questo? No, io devo costruirmi le USA, le rubriche valutative, ma non pensare a fare queste cose qua. Cioè, la struttura organizzativa della scuola e la formazione non hanno formato la classe docente che siamo noi, non so quale modo. Io vedo comunque gente che si mette in discussione, ma non ha le strutture oltre che i soldi, non ha il tempo, non vuole farlo perché non gli interessa. Cioè, la preoccupazione di un dirigente oggi non è questa, è altra, ma non è colpa del dirigente, attenzione, perché il dirigente è costretto a fare quello che sta facendo, perché se no va in galera se non mi manda gli alunni fuori accompagnati manina manina alle medie, e siamo arrivati a questo, alla faccia dell'autonomia dei ragazzi, e questo perché c'è una legge che porta in Cassazione a dire l'insegnante dell'ultima ora deve pagare tot soldi insieme alla dirigente se succede qualcosa e non ha organizzato al millesimo della cosa l'uscita di sti ragazzi. Questa è la scuola oggi. Dentro a questo... Però voi siete qui oggi. Però voi siete qui oggi. Sì, e io, dopo non tantissimi anni di insegnamento, ma ce li ho, a cosa sto arrivando dopo aver pensato che potevo fare la funzione strumentale, dopo aver pensato che potevo... che forse è meglio se sto dentro la mia classe e cerco di fare bene il mio lavoro lì, perché mi diventa complicato fare questo, che è un chiudersi. È tutto altamente comprensibile che stiamo parlando di una cosa complessa, verissima, stravero. La cosa che vorrei estrapolare dal suo ragionamento è non vuole. Non
non vuole. Lei ha detto a un certo punto, l'insegnante di ha solo due ore e quindi non vuole. No, sto dicendo, non ha la possibilità. No, no, magari non la possibilità ce l'ha senz'altro. Io credo di no, se devo essere sincero. Ma perché? Perché in quelle due ore l'insegnante di arte, io non ma noi facciamo le cose solo se siamo pagati. No, ma perdonatemi, perché io questa domanda la devo fare. La scuola primaria è forse... mi perdoni. Allora, o no, ragioniamo tutto col bilancino. Che faccio le cose solo se o io mi prendo la responsabilità che ho scelto o ho accettato di fare l'educatore, e se voglio fare l'educatore, se lei si chiude nella sua classe, va benissimo, ma in quella classe ci passano altri con lei. Sarebbe opportuno che quello che lei vorrebbe ottenere con loro, non sotto il profilo della materia, ma del risultato, della curiosità, dell'apertura, della capacità di apprendimento, che è il risultato per quei ragazzi più importante, più importante. È importante, sono d'accordo, sono il primo a farlo, ma dopo... Io credo di avere anche il sacrosanto dovere di insegnargli l'italiano, la storia, la geografia. Nessuno ha detto di no. No, e le due cose non sono contrapposte. Questa cosa vuol dire che se io dedico questa... Cioè io vedo che il tempo se ne vola quando incomincio a ragionare con loro, a farli arrivare, ma se ne vola vuol dire che se ne vola. Chi ha due ore per insegnare una materia non ha tempo di fare tutto questo sempre e dovrebbe essere fatto molto di più. Chi è che ha... Chi è che ha creato, cioè noi non ci hanno fatto educatore, noi siamo andati a fare una facoltà di lettere, non di educatore. Cioè io sono diventato educatore perché l'ho voluto fare dell'altro. Ok. È un bel casino. Cioè. No, lei, tutti avete ragione. Io credo che mentre insegni italiano lo insegno perché quella persona diventa una persona che attraverso e mediante il sapere qualche cosa di più è una persona più capace di affrontare il mondo. Questa è la mia opinione. E quindi mentre lo insegno, non è che io divido l'italiano e poi dopo l'insegno. No, mentre l'insegno l'italiano e attraverso l'italiano, perché che lui prenda 10 di italiano e sappia tutto di Leopardi, ma non gli ho trasmesso la sensibilità che tramite Leopardi, Dante, Carducci, la letteratura dovrebbe permettere di costruire la sensibilità di una persona. Se quello pensa alle scarpe firmate e pensa solo al voto, che mi importa a me che abbia studiato le guardie, mi perdoni. Perché non è proprio un cittadino che può stare nel mondo, non può stare nel mondo, sta nelle guerre, e ha un altro modo di essere nel mondo. Conosco altri aspetti che un insegnante di italiano, pur restando in tante ore, magari non conosce. E oggi all'intervallo proprio c'erano una decina di ragazzi di una quinta che si lamentava di alcuni aspetti, cioè dicevano: noi siamo dei voti e non siamo delle persone. Per alcuni nostri insegnanti venivano raccontando queste cose. Magari non è vero, ed è la sensazione, quindi, certo. Però se uniamo le forze, forse un aspetto lo racconto io, un aspetto lo racconto un altro, e magari quella ragazza, quel ragazzo, lo possiamo conoscere in modi diversi. Quando lo fai? Ok. No, quando lo fai, prendetevi un caffè, una sera, offritevi una pizza a casa di qualcuno e questo può succedere se lo volete. Vorrei fermarmi e volevo solo provocarvi ulteriormente con questa frase. È presa da Morin. Quello che Platone aveva dichiarato essere fondamentale per l'educatore, per essere un educatore bisogna avere eros, ovvero avere amore. L'amore a cui pensava Platone era l'amore per la materia che si insegna e per le persone a cui si insegna. Credo che questo sia come dire, il presupposto
per poi andare avanti, e per le persone vuol dire non i singoli, ma i singoli insieme agli altri, e quindi anche la comunità. Io so che è tardi, però io questo filmato lo vedrei, sapendo che è un filmato che io vorrei che voi vedeste per due ordini distinti di motivi. Uno, perché è l'azione di una insegnante che in qualche modo ha adottato un sistema di insegnare la filosofia in un modo diverso, perché lei ha fatto lezioni di filosofia e ha messo a disposizione il suo tempo a prescindere dalle ore, che interessata a far crescere i suoi allievi ad avendo un'idea. La seconda, io non so se ci rivedremo o non ci rivedremo, vi lascio queste slide, ma a me piacerebbe che nella scuola si cominciasse a capire che al di là del sistema della punizione esistono anche altri modi che vengono addirittura adottati in campo penale, perché questo nostro paese comincerà a dover affrontare un tema che non si chiama più giustizia retributiva, quindi dente per dente, occhio per occhio, ma giustizia riparativa, che vuol dire la ferita che una qualunque azione genera, che può essere un reato o anche semplicemente un'offesa, può essere risarcita solo ed esclusivamente accompagnando le persone a capire l'effetto che quella cosa ha avuto reciprocamente. Quindi attraverso un'attività di contatto e di ricostruzione, di ricucitura di una relazione. Detta così è troppo veloce, ma insomma, se poi vorrete andrete a vedere meglio. Come vedete si chiama Oltre i confini. Come vi ho già detto, la tecnica non è raffinata perché è un po' artigianale, però è proprio la storia di un'esperienza. Questa è la storia di un percorso che vede intrecciarsi diversi protagonisti. Gli studenti di un liceo scientifico, alcune persone detenute in carcere, alcuni insegnanti che pensano alla scuola prima di tutto come spazio di partecipazione responsabile e di cittadinanza attiva, e alcuni giovani adulti soci dell'associazione sulle regole. Il nostro progetto ha un nome, Oltre i confini. Vogliamo superare barriere materiali e mentali, saper andare oltre le apparenze, gli stereotipi, i blocchi che tanto spesso poniamo e incontriamo. Vogliamo tenere fedeli al compito che la Costituzione, con il suo articolo 4, ci affida. Il dovere di svolgere un'attività che concorra al progresso spirituale. Visto che si citava Kant.